Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni e bentornati soprattutto alla rubrica che ho dedicato, rubrica chiamiamola così, al Modern Electric Bass di Giacomo, o meglio allo studio, all'approfondimento di questa grande risorsa che ci ha lasciato il nostro mito, che è la famosa intervista, video intervista con Jerry Jammot dell'85 più o meno, in cui Giacomo racconta un po' tutta la storia di come si è avvicinato alla musica, di come si è avvicinato poi al basso, eccetera, eccetera. E, ho fatto questa rubrica in seguito, come avevo detto l'altro video, a richieste di amici bassisti che effettivamente concordo. L'ottimo e grande lavoro di Jerry Jammot di trascrizione di tutto quello che è stato fatto da già con questa intervista è leggermente incompleto, o meglio, ci sono alcuni elementi che giustamente Jerry ha evitato di inserire nel libro, diciamo, allegato, nel cartaceo allegato al video. Niente da ovviamente da criticare all'immenso lavoro di questo grande bassista, che vi consiglio di andare a ascoltare. Ha suonato per lo più con Aretha Franklin, ma ha registrato tra le linee di basso più importanti, più famose della scena funk, R&B, eccetera, tant'è che già era un suo fan proprio. Chiusa parentesi, il secondo video che dedico a questo argomento è il secondo passaggio, il secondo elemento che Giacomo dice a Jerry, quando, se non ricordo male, parla delle musiche, dei generi musicali che lo hanno influenzato maggiormente, ovvero lo passava la radio dalle sue parti quando era un ragazzo, Florida. Ovvero il funk, ovviamente lui è stato influenzato da moltissimi generi musicali, però qui parla del funk che credo fine anni 60, se non ricordo male, e cita un brano di Wilson Pickett, mi veniva il nome, Funky Broadway, un brano simpaticissimo, un brano con un groove pazzesco, costruito interamente intorno a questo groove, questa linea di basso che già appunto suona nel video e che già ha suonato anche in molti suoi concerti, uno tra tutti il famoso concerto, il famoso live con i Weather Report in Germania, quando lui fa i suoi famosi soli con la loop sotto, il concerto, quello che trovate, scrivete Weather Report Live, uno tra i primi su YouTube, live in Offenbach, Germania, nel 78, quando Giacomo appunto con la loop fa una citazione a questa linea di basso, vediamo se vi viene in mente. Eccetera, eccetera. Allora andiamo a vedere quali spunti ci dà questo riferimento di Giacomo. Innanzitutto, appunto, quello di andarsi a ascoltare tutto quel funk che anch'io, pur essendo appassionato del genere, ho scoperto un po' tardi, un po' in su con gli anni, perché appunto un funk, diciamo, chiamiamolo primordiale, siamo appunto negli anni 60 e iniziavano queste band a fare questo tipo di musica che per me è meravigliosa,
soprattutto perché il basso ha un ruolo veramente, ragazzi, fondamentale, quindi ci vuole un groove, ci vuole innanzitutto un ascolto mirato, quindi ampliare un po' i nostri ascolti, i nostri orizzonti, e poi per suonarlo ci vuole un groove, quindi un timing perfetti. Andiamo al brano in questione, questo Funk Broadway, che appunto praticamente interamente ruota tutto intorno a questo riff di basso che è costruito su un accordo per lo più di dominante, un mi settima, il classico, il funk. Allora, la prima cosa da fare, o meglio, la prima cosa che faccio io quando ho individuato l'accordo o gli accordi principali del riff, vado a studiare o a ripassare l'arpeggio su tutta la tastiera. Ricordate, per chi ha visto le mie lezioni precedenti, è fondamentale conoscere arpeggi e scale in tutto il manico, in tutta la nostra tastiera, in tutti i range, e soprattutto sia, come si suol dire, in verticale che orizzontale. Quindi abbiamo un mi settima. Mi settima è composto a tonica, terza maggiore, quinta e settima minore, quindi un accordo maggiore con la settima minore. Io lo posso suonare qui, posso anche suonarlo così, oppure tutto in orizzontale, soprattutto posso suonarlo su più ottave, variando l'ordine delle note, quindi voicing, rivolti, eccetera, eccetera. Per chi magari su questo aspetto è un pochino indietro, può andare qualche lezione, fa qualche lezione fa, dove appunto spesso ho affrontato l'argomento. Comunque, l'arpeggio su tutta la tastiera e dopodiché le scale che si possono associare a questo tipo di accordo, qui vi rimando al corso di armonia, comunque alle lezioni dedicate alla parte armonica, su un accordo di dominante, in questo caso ripeto un mi settimo, si può suonare la scala cosiddetta mesolidia, quindi una scala maggiore con la settima minore. Anche in questo caso me la studio su tutta la tastiera. In questo modo, pure creando dei pattern, pure per terze. Eccetera, eccetera, milioni di modi. L'importante è studiarle su tutto, su tutta la tastiera del nostro strumento. Altro elemento, e qui mi riallaccio al groove in questione, al riff in questione, è quello che su un accordo di settima, specialmente, accordo maggiore con settima minore, si può suonare, o meglio, si suona molto spesso, un cliché proprio, la terza minore. Mi direte, su un accordo maggiore la terza minore? Vi rispondo sì, ci sta bene in determinati casi, in determinati stili musicali. E di conseguenza io posso suonare ad esempio sia la pentatonica maggiore di mi. Sia la pentatonica maggiore, mi, raccomando, anche queste in varie diteggiature su tutta la tastiera, sia quella minore. Sulla scala blues.
ci sono. La terza più o meno. E questo è quello che succede anche in questo riff. Andiamolo a vedere molto lentamente. Si parte da un re diesis legato al mi, quindi alla tonica. Vedete, poi io lo prendo qui perché mi piace più la sonorità. Altro elemento, se lo suono in una certa porzione di tastiera avrà un sound, in un'altra avrà un suono completamente diverso. Le note sono le stesse, ma il sound è diverso, quindi io lo preferisco qui in tonica. Il primo passaggio sono questi ottavo sedicesimi, quindi mi re, quindi tonica, diciamo, e la settima minore, re naturale. E la nota successiva, sì, naturale, quindi la quinta, normalissima, detta anche quinta giusta. Quarta giusta, scusa. La naturale. E qui si arriva alla nota caratteristica del riff che vi dicevo prima, terza minore. Sentite, terza minore, sol naturale, ma funziona perché appunto è un accordo di dominante. Questo è il primo step, chiamiamola la prima battuta, diciamo, anche se la battuta finisce su mi. Comunque, studiate un pezzettino alla volta, lentamente all'inizio. Finché non vi entra nelle dita, la precisione delle note, non proseguite oltre, questo è un consiglio che vi do. Quindi siamo arrivati alla tonica, quindi all'ottava sotto, mi fa diesis, quindi la seconda maggiore, mi sol diesis, questa volta suona la terza maggiore. Sentite com'è anche musicale proprio questa linea, com'è cantabile. Poi c'è un elemento, diciamo l'elemento finale, che riporta all'ottava sola, che è un legato tra la quinta e la sesta maggiore, si naturale do diesis, che per chi ha studiato altre linee di Giacomo, anche questo è un suo cliché, chiamiamolo così, suonare la sesta su questo tipo di accordi, fatto moltissime volte, classico esempio, passiamo un attimo il re. Torna sulla tonica di parte. Vi ho preparato anche una base per poter suonare il groove senza basso sotto, quindi se volete studiare il brano c'è una piccola backing track per poter appunto sperimentare e studiare senza il basso originale sotto. Quindi se state apprezzando questa, ho chiamato io, rubrica dedicata a questo argomento, mettetemi un mi piace o comunque un commentino, qualsiasi cosa che mi faccia capire che
sono apprezzate questi tipi di lezioni. E il riassunto, diciamo, di oggi, gli spunti sono quindi l'ascolto di quel tipo di funk chiamato anni 60, comunque intorno fine 60, inizio 70, quindi la scoperta di tutto quel mondo lì musicale, come studiare arpeggi e scale su tutta la tastiera, quindi individuare l'armonia del riff in questione, del solo che dobbiamo studiare, e prima di studiare proprio la parte di basso, andarsi a vedere gli arpeggi, le no e le scale possiamo associarci su tutta la tastiera. E poi, quando si studia un groove, un passaggio, una linea, qualsiasi cosa, consiglio quello di prendere pezzettini piccoli alla volta e farli a loop finché non li abbiamo proprio interiorizzati alla grande. Io vado avanti, quindi nella prossima lezione vedremo un altro capitolo, diciamo così, del video di Giacomo e niente, ci vediamo al prossimo video.